invece confermatissima zia Monica Battaglia, la console della musica che sentite in sottofondo. Si nota, si sente, la carica è alta. Altrettanto confermato il mitico Davide Bianchi alla console tecnica. Davidino! E poi in voce qua a fianco a me, in gradito ritorno dopo qualche settimana di assenza. Yes. Ha fatto le ferie. Il buon Cassio Peti. Ciao a tutti, che vi parlava prima era Luca Basile. E poi a darci una mano anche con lo score, quindi a segnare gol, esclusioni, ammunizioni e quant'altro, il mitico Silvano Lonardo. Grazie Silvano. Tutto pronto, un minuto ancora all'inizio del match, ne approfittiamo per leggervi velocemente il programma di questa 12ª giornata della Serie A Beretta maschile, che ha visto incominciare alle 18 Secchia Rubiera contro Bolzano e Carpi contro Pressano. Alle 18.30 fa poco in campo Castel Magnago e Alperia Merano, e abbiamo anche Raimon Sassari contro la Team Network Albatro. Alle 19 giocheranno Trieste contro Eppan e Conversano contro Junior Fasano, derby pugliese contro il Vertice, partita interessantissima. A proposito di Conversano, era stato sconfitto in casa, se non sbaglio. Eh sì, Conversano reduce da una trasferta in Norvegia dove non è riuscito a difendere i due gol con cui aveva vinto la partita d'andata, perso di 4, e poi il recupero in settimanale, ma probabilmente tra il viaggio e quant'altro non era al top della forma. Ne ha approfittato Pressano, che è andato a espugnare il campo del Conversano, dopo credo tre anni. È spugnata la palestra di Conversano. Avevo visto qualcosa, un articolo con il portiere del Pressano, Loizos, portiere greco, che anche qua ha fatto sfaccelli. Infatti, si sta confermando che anche la vittoria a Cassano livelli era gran parte merito suo. Esatto, poi andiamo velocemente a leggervi anche la classifica, perché ricordiamo al termine di giorno d'andata le prime 8 accederanno alla Final 8 di Coppa Italia, anticipata al weekend del 5 e 6 febbraio. Per il momento abbiamo Junior Fasano in testa con 19 punti, a seguire Brixen, Raimon Sassari e Pressano, salita 15, tutte e tre queste squadre a 15, Conversano a 13 ma con due partite da recuperare, Alperia Merano 11, Eppan e Bolzano 9, Trieste e Cassano Magnago 8, Carpi 2, Albatro e Secchia Rubiera in fondo a classifica con 2 punti. Cassano, che per ora occupa la 10ª posizione, c'è ancora qualche residua speranza di arrivare all'8º posto, però il pareggio casalingo di Merano sabato scorso con il Brixen ha rovinato un po' i piani a Coret, che puntava proprio nello scontro diretto di questa sera per raggiungere e a questo punto superare con vantaggio scontro diretto il Merano. Era questa la corsa fatta per l'8º posto, però diciamo quel pareggio ha complicato le cose, quindi ora bisogna sicuramente battere ugualmente il Merano, ma bisogna vedere cosa faranno Trieste, Eppan e Bolzano nelle rispettive partite di questa serie di sabato posto, ricordando che poi Cassano Magnago nell'ultimo turno del giro d'andata sconterà il turno di recupero, quindi riposo. I due punti sono da fare stasera per arrivare a 10, poi bisognerà guardare, aspettare cosa faranno le altre formazioni. Abbiamo detto gli arbitri, Luca? Gli arbitri andiamo subito a recuperarli, ce li abbiamo qua. Abbiamo i signori Davide Schiavone. Eccolo e Luca qua. Nicolella, eccoli. Grande. Qua, uno inquadrato, adesso ci recupera anche l'altro. Beh, il nostro Davide mitico, si vede, onestissimo, c'è le cuffie, sì, sciacallone. Davide non c'è neanche bisogno bene, di suggerire. Bene, come ride. Lui è come il grande fratello, lui c'ha delle parole chiave, quando tu le dici lui si sposta. Ma non è lui che si sposta, in realtà. Per esempio, la, se gli diciamo allenatore del Merano, Jürgen Partner. Jürgen Partner, aspetta che arriva, te là, esatto, grande, ok. Mitico adesso Davide Bianchi. Dicessimo Davidino, farebbe un po' fatica a inquadrarlo. Però, vabbè, non però non è detto. No, nel frattempo è iniziato il match, quindi Cassano che parte con Lazzari centrale, Salvati terzino destro, Banca alla destra, Federico Mazza terzino Super sinistro, Mazza, Jack Giacomo Visentini alla sinistra e Mattia Dorio pivot, e tra i pali vediamo Luca Monciardini, confermato. Anche questa parte 0-0, dicono esatto, sì, noi abbiamo 0-0. Provato a lasciare un 26-24 no, a partire esatto, delle no, ragazze, ma ci hanno detto no, non si può fare. Bon, poi andremo Cassano a dirvi anche il rooster per quanto riguarda il Merano. Vediamo la yes prima. Ecco che attacca il Cassano. Va a tirare fallo. No, sicuramente c'è Martelli tra i pali, questa non è certo del una Merano novità. Grande.
riparte, vedo Mazza al centro che andrà nella sua posizione. Attenzione, naturale. Passivo. Passivo, Lazzari, che mi va su. Salvati, Dorio, Mazza da fuori, Panino, cerca il palo, ma palla fil di palo, si perde però sul fondo. Pensavo lui qualche giorno fa, Super Mazza, ha detto, ma ha fatto un grande, diciamo, un grande salto di qualità. Merano che schiera Alex Feund all'ala sinistra, poi batteria del Trezzini, abbiamo Luca Stricker con 39, Bogdan Petricevic con sì, 23, 23 centrale e con ora, numero barba. 6 credo sia Max Panther alla destra, scusate, Trezzino destro, alla destra invece con numero 44 eccolo Juan Pablo là. Cuello. Panion, ecco qua, subito. Primo tiro di Petricevic. Sì. Primo gol del match. Adesso parte Cassano, subito Dorio, la prende! Palla del Cassano, grande paratone del portiere che era sul primo palo. Avete visto che Dorio è andato a pescare con una mano sola la palla a quasi 3 metri di quota, ma nel girarsi... Tanto ho sbagliato, ma il primo gol è di Stricker, non sono di Petricevic. Sono d'accordo perché non mi sembrava con la barba. Esatto. Però sì, non sì, volevo sì. dire, ma noi abbiamo le spie che ci informano. Quindi 1-0 per il Merano a 2 minuti dal primo tempo. Dorio esce per dare vita all'azione, riparte, cambia direzione centrale, scarica, eccoci Mazza. Salvati, subito, però subito, buon intervento difensivo. Bene, molto di bene. Feund. Si chiama intervento sul tempo. Timing preciso di schema, schema pugno da parte che mi va subito il Branca a fare, andrà a doppio pivot, lo vediamo ora. Ancora Panino, Mazza da fuori, no, bravo, ma ancora grande bravo. Intervento di Lorenzo Martelli che... Se c'erano qualche dubbio, ha detto, io ragazzi oggi sono stavo qui per parare. Stavo esaltando Mazza e mi ha subito 2-0. Se speravate 2-0, in una mia bene. Giornata negativa, va sappiate bene. Che vi Eccolo siete lì. Sbagliati. Esatto. Ottimo di mezzo per Lorenzo Martelli, il suo difensore del Merano. Adesso il Merano si ricompone perché è stato interrotto, quindi vediamo che ripartirà. Ma non penso che abbia tanti passaggi prima del passivo, perché una prima... Un primo set di passaggi li ha fatti, poi dopo. Eccolo qua, hai visto? Eccolo uno, qua. Due, sotto passivo, tre, scarico, fallo. Intercettato però per non, un attimo non interrompe Kabir. Il passivo. Chiamo lo schema perché saranno... Tanto c'è, segnaliamo anche il cambio attacco e difesa, credo, tra Lazzari e Usman Kabir. Ma sono tanti passaggi. Panion. Parata infatti. Di Monciardini, possibilità Kabir. Di seconda fase. Eccolo lì, per Branca. Branca che va, Panion ancora, tre ancora parate. Martelli. Oh, devo dire tre croci, ragazzi. Diciamo che due su Mazza erano abbastanza sì, semplici, però è... questo era sui sei. Wow! E intanto gol di... Numero 6. Numero 6, Max Pantner, che sanno ancora cerca il primo gol dopo 2 minuti di gioco. E direi che... Attenzione. E non un buon inizio del Cassano, no. Soprattutto... Belle parate di Martelli, però anche i tiri non erano precisissimi. Due normali amministrazioni, direi, quindi gliele faccio piccolino. La terza sui 6 metri, sul quella contropiede, valeva. Diciamo. Sì, esatto. Su Branca, che lì, se non mi sbaglio, e gli ha fatto un grosso paratone. Esce Dorio, Cassano sul 2-0, cambia direzione centrale, va a... Poi infilarsi Cassano, la difesa col mismatch come, fisico. Ovviamente come al solito facciamo fatica su difesa schierata, quindi quelle occasioni in contropiede sì, vanno sfruttate meglio. Ha maggior ragione. Poi brutto passaggio a Mazza, ma per la grande interdizione della difesa della Merano. Riparte il Cassano. Abbiamo Branca, adesso c'è lo scambio. Prova. Uno contro uno, è ma tutto non più trova, difficile. Non trova tutto lo spazio. Più difficile. È un po'. Quindi ancora 9 metri, Dorio riparte, viene Mazza a destra, eccolo lì, Panino. Tiro da fuori, questa volta sì. Trova l'angolo giusto. Al terzo, al è stato terzo. Bravo a guardare la disposizione del muro, ha tirato a fianco alle mani di Petricevic, mi sembra, e la palla è sbucata e quando Martelli l'ha vista era troppo tardi, non ha potuto intervenire. Direi che ha fatto un bel tiro addirittura con spostamento a destra, incrociando a sinistra sul secondo palo, quindi bel gesto tecnico di Mazza. 2-1. Cassano che trova finalmente la prima rete del match. Ecco, abbiamo questo schema particolare. Sale dove... Patton, attenzione. Grande parata di Moncia, si allunga. Palla ben indirizzata all'angolino, ma si allunga Moncia. Gli diamo una mezza croce al Moncia.
E quindi il Cassano ha la possibilità del due pari, Luca. Sì, vediamo se Cassano è riuscito a gestire al meglio la difesa, sta migliorando la difesa. Adesso abbiamo Mazza centrale, Lazzari sinistra, Dorio sempre pivot, Branca destra, ala, vediamo, vedete lo scambio, adesso Branca è terzino, ma vedete la rotazione, esce Dorio, Branco recentrale perché va a sfruttare, eccolo lì! Bello lo scarico proprio per Dorio, grande assist di Federico Mazza, ha fintato il tiro in elevazione, poi ha lasciato una palla morbida per Dorio. Però si è girato sulla mattonella. Qua ha persa la palla dal Merano. Avete visto lo schema che ha portato per un momento Mazza e Dorio allineati. Dorio sui 6, Mazza l'ha seguito ovviamente, scompigna la difesa. Palla alta, ma non alta di Dorio, che è andato poi a depositare in rete. Due pari. Grande assist di Federico Mazza. Sì. Bravo Dorio a girarsi sulla mattonella e eludere l'intervento in estremis di Stricker, credo. Adesso Cassano è la prima volta che ha la possibilità di andare, no, in vantaggio. C'è un cambio attacco e difesa anche per il Merano, perché vediamo con il numero 11. Ecco il passaggio ancora e paratona, gliela dobbiamo segnare. Andreas Stricker che gioca in difesa, esatto, sì. Stricker ci aveva azzeccato, però è il fratello Andreas che fa un cambio attacco e difesa. Quindi Martelli il portiere, dico giusto? Lorenzo Martelli, esatto. Sì, super sì. Lorenzo, e quindi gli diamo tutte le crocette a lui. E questo abbiamo una bella crociona grande. Ecco che mi va Mazza, finta di... Ah, un po' ruzzato, infatti spinto, e ci sarà anche ammonizione. Il cartellino giallo per Petricevic. Che ha dato un Druzic al mitico Branca che si è trovato oltre i 9 metri, chissà perché. Gli ha detto, già che stai tagliando, non tra secondo e terzo, il tuo allenatore ha detto tra primo e secondo, vai un po' più in là. E ovviamente ha applicato lo schema Ruzic, però è stato beccato dall'arbitro. Ecco, vediamo esce Dorio, sempre per preparatorio per Dorio, mi va, cambio in Mazza, attenzione a palla alta. E diciamo che questo, palla sopra la testa. Un po' al limite. Anzi, era oltre il limite, siamo onesti, però gli abiti sappiamo non che questo sarebbe stato dopo. E quindi va bene. Diciamo, ecco, che i ragazzi hanno giocato i jolly. E loro hanno continuato come la regola dice Panion. Attenzione, riesce. Sì, cioè. Eh sì, perché comunque si ha preso la palla, è andata, sì. Diciamo, l'aveva salvata, ma il portiere, certo. Poi il passaggio portiere sappiamo è vietato. Esatto, quindi. Giusto, quindi possesso palla Merano. Esatto, applicato, esatto. Il regolamento che dice se hai preso la palla era riuscito deve... a lasciarla prima di toccare l'area, quindi non è invasione, però è un passaggio portiere, anche quindi. Se involontario anche tu, la regola caso. Dice che devi stare in piedi e se è al limite lui doveva lasciarla verso il campo con rischio di dargli all'avversario, quindi bisogna pensarci. Passivo. Attenzione, passivo per il Merano. 3 Cassano, tutto Matner, più difficile, tutto più difficile, wow. Colpito al volto, anche se il tiro non era fortissimo. Ha detto no, la spalla alta, Moncia. Sì, sì, cioè, è riuscito a colpirsi, poi... Attenzione, cosa c'ha? Ah no, è la palla, pensavo che fosse qualcosa. Sì, perché comunque ammazza. Colpendo il volto, se, ripeto, non è una palla forte, ma ha tentato di piazzare anche il tiro del partner, sudato, però sì. Era comunque bagnato da sudore, quindi giustamente viene... non ho capito se è asciugata, no, cambiata per ora, quindi... Nel frattempo l'altro pallone viene 3-2 per il Cassano, non so se mi spiego. Gioco con il pallone di scorta. Quindi turnover anche per i palloni. Yes. Che qua alla fine anche loro corrono più dei giocatori, si può fare i palloni poi schiacciati a terra, rimbalzati, buttati via ogni dove. Un cambio anche per loro ogni tanto per riposarsi ci sta. Adesso vediamo il Cassano che ha la possibilità. Cassano che ha ribaltato il punto perché al 2-0 iniziale risposto con un parziale 3-0. Non so se mi spiego. 4-2. Salvati. Lazzari proverà uno contro Bravo. Uno. Ancora salvati. Mazza. Ancora per Dorio, ma ha tentato una presa in una mano, la palla era un po' alta, sì. Un po' difficile. Anche perché Dorio non era nella sua altezza, ma era proteso in avanti, quindi quei 2 centimetri, sì, cambio direzione. Stava ancora guadagnando la posizione, quindi non era prontissimo al passaggio. Ed ora rigore. Petricevic in penetrazione, c'è stata la parata di Monciardini sul tentativo di pallonetto, però l'arbitro ha ritenuto che l'intervento falloso su Petricevic sì, fosse punibile con un tiro da 7 metri. Poteva anche, se voleva, dare 2 adesso minuti. Adesso Petricevic è però... rimasto un po' a terra, subito il colpo, però aiutato da Mazza a rialzarsi. Adesso abbiamo un ragazzo che andrà a fare... Abile a ruolate, quindi ci fa piacere che le conseguenze non siano state gravi. Ma rigore per il Merano. No, rigore per il Merano e
si prepara a tentare la trasformazione. Luca Stricker, numero 39, capitano del Merano. Vediamo il Monciardinello che tranello ordirà nei confronti di Luca. Prova a uscire incontro, al limite dei 4 metri. Attenzione, no, adesso rientra, no, va... Non te lo dico cosa faccio. Una finta. Pania! Parata! Adesso gliela para ancora. Ah, peccato. Parata di Moncia, ma il più lesso è stato proprio, ovviamente, al vantaggio della posizione. Gli altri, esatto, gli altri devono stare a 3 metri, quindi la palla gli è proprio poi tornata tra le mani. Poi anche la sfortuna è... Però, insomma, segniamo, anche parata, se è stato inutile, sì, una bella croce a Luca. No, gliela do, Monciardini. Il rigore era stato parato molto, molto, esatto, bene. Esatto, è quello... Non glielo toglie nessuno. Il primo compito è stato fatto. Se poi il destino, il fato, ti porta la palla allo stesso attaccante che ti ha tirato, direi che anche come statistica è abbastanza difficile, una statistica bassa, e quindi si è preso. Vediamo il Cassano, tre pari. Carico di Mazza un po' dietro rispetto a Sordati, che era già in penetrazione. Okay. Attenzione Merano che riparte. Panino, scambio di direzione con la massima. Carico per l'ala. Wow, bello. Sull'uscita di 4-3 di Monciardini sul numero 4 che va a segnare. Alex Feund va a realizzare. Nuovo vantaggio Merano. 4-3. Quindi 2-0 Merano, 3-0 Cassano. 3-2 Cassano, 4-3 Merano. 2-0 di parziale per Merano. Facciamoci però, del male. Diciamo, partita credo che si possa definire piacevole, equilibrata in questi primi 10 minuti di gioco. 11 e 18 secondi. 4 Merano difesa, 3 Cassano in attacco. Soprattutto fino a questo momento ci è sembrata anche corretta, perché vediamo un solo cartellino giallo per parte, ma devo dire qualche passivo, nulla di ma che. Non... Lazzari scarica su Mazza, Salvati, ecco, cercherà lo tiene, uno lo, tiene diciamo, lo tiene. Difesa sì, profonda di Feund su Salvati, sì, esce così dal classico 6-0 per dare un po' fastidio a Salvati. Sì, avete visto cosa vuol dire interrompere praticamente la trama di gioco. Tutta la velocità che stava aumentando, adesso Branca andrà al secondo pivot, molto largo, scarico, Lazzari, supera ancora il primo, molto bravo. Uno viene disturbato. Passivo. Viene fermato sempre da Petricevic, scontro. Avremo che si ripete tra Mazza e Petricevic, che sono opposti anche nelle rispettive difese. Quindi vedremo tentativi salvati per Dori, va. Intercettato Petricevic, poi contropiede per Cuello. Branca aveva fatto giusto per interferire con lui, però praticamente il giocatore ha fatto un cambio di direzione sinistra, Branca si è trovato spiazzato, non poteva più continuare il fallo, altrimenti sarebbe stato fallo grave. 5-3 Merano. Gol di Cuello alla destra, Mancina in contropiede, nuovamente più 2 Merano, quindi questa volta il parziale 3-0 in favore degli altoatesini. Dal 3-2 5-3, bravo. Prova Cassano a rimanere aggrappato. Vedete Dorio che fatica fa in mezzo a due, e ancora Mazza deve cercare un tiro angolato, sì. L'angolo c'era, però c'era anche Lorenzo Martelli che va a neutralizzare. Attenzione perché il Merano fondo ha deciso di accelerare, e con Max Partner si porta massimo vantaggio, più 3. Più 3 Merano. Non siamo precisissimi nel ripiegare. Infatti time out. Va bene l'errore in attacco, quello ci può stare, tiri sempre un po' forzati perché sulla difesa schierata facciamo fatica, però poi bisogna tornare in difesa. Invece gli ultimi 2 reti del Merano sono state su contropiede o su seconda fase, quindi non va bene, lo sa questo Davide Colez, subito va a chiamare il time out per cercare di mettere le cose a posto. Ricordavamo che il Cassano era sul 3-2, stava impostando l'attacco per il 4-2 e si è preso un bel parziale di 4-0. E quindi mannaggia Colez ha deciso di interrompere questa fase estremamente negativa per i suoi ragazzi. Davidino è molto molto ligio, molto è immerso nel ruolo, vorrei dire. Andiamo proprio Colez a dare indicazioni, deve cercare soprattutto di dare una maggiore fluidità al gioco offensivo della sua formazione. Su difesa schierata facciamo veramente troppa fatica. Buona la disposizione tattica del Merano. Sì, Merano 6, Cassano 3, 13-05. Stiamo andando verso la metà del primo tempo. Abbiamo un cambio al terzino sinistro. Conte a riprendere il gioco. Mazza è andato fuori.
Sì, vediamo dentro Simone Labruna, che ben ha fatto a Fasano quando Mazza era indisponibile, quindi prova appunto nel tentativo di cercare delle soluzioni tattiche per superare la difesa schierata da Merano in 6-0, prova a cambiare gli uomini, vedere se il maggior affiatamento che c'è tra Labruna e Lazzari, che giocano assieme 19, da una vita. Cos'è, under, che ne so, sì, sono tanti. È un under 20 carrozzata, sì. Attenzione, scarico su Visentin e palla persa. Cosa dicevi, Andrea? Attenzione al contropiede. Petricevic, partner, finta da fuori. Così va. Si fa. Bisogna cercare di recuperare palla in difesa e poi partire in contropiede. Sicuramente è più semplice gestire il contropiede che non l'attacco con la difesa avversaria schierata. Adesso doppio pivot parte, addirittura vedete come sono vicini i due pivot. Questo è uno schema che mi ricordo del Merano, addirittura c'è qualche cambio, no, è solo un punto di partenza. Ecco lì che scarica e sbaglia. Sbaglia, ma lo schema c'era stato ed era solo... Gli lascia il primo palo Montardini, Feund si fa attrarre dalla trappola, tiro abbastanza preciso ma troppo schiacciato, quindi l'angolo di rimbalzo ha portato la palla oltre la traversa. Scheggiare la traversa ma andare oltre, quindi pericolo scampato per gli Amaranto. Yes, ma ora bisogna concretizzare, serve un gol per sbloccare l'incantesimo. Esatto, Cassano non segna da un po', un bella, adesso vorrei un attacco un po' precisamente più veloce, l'ultimo gol al decimo minuto, quindi sono già passati 5 minuti. Scarica, tutto più difficile, vedete lì c'è pivot, c'è ma tanto, sì, gliel'aveva detto il Davidino di tirare, l'ho ce visto. L'ha questo tiro Ivan Salvati e l'ha mostrato, non facile, e attenzione perché dalla parte peccato. Opposta subito Luca Stricker risponde da par suo, poi ripresa del gioco troppo veloce per i ragazzi al Cassano, quindi tutto da rifare, quantomeno sì, ci siamo sbloccati. C'era Visentin oltre la linea del metacampo. 7-4 però. Numero gol di Luca Stricker, numero 39, che ha riportato subito a più 3 lunghezza e vantaggio del Merano. Cassano non aveva fatto tempo a segnare, che nel giro di 30 secondi ha segnato il Merano riportando il gap a 3. Sì, 15-36. È andato proprio a cercare Salvati, che era l'autore del rocco, quindi sì, era tornato in difesa, ma ancora esatto. Non si era piazzato preciso e ne ha approfittato. Adesso Dori addirittura larghissimo. Ah, bello! Oh, grande assist di stranissimo dai 6 metri. Simone Labruna, sembrava una palla buttata lì nel nulla, esatto. Invece ha visto Ivan Salvati. Ma cavoli, era... ma è difficile dai 6 metri servire il pivot su 6 metri. Palo. Allora, sfortuna per Cuello, perché palo pieno e poi la palla schizza via. È rientrato passando Mazza. Vicino a Monciardini, ma senza colpirne le gambe, che ovviamente sarebbe comunque ritornato in porta. Comunque devo dire che ha fatto attacco nei 6 metri, era sui 6 metri, ha passato il pivot su 6 metri in mezzo alla difesa, bellissimo. Grande troppo assist bello. Di Simone Labruna. Troppo bello, 7-5, meritiamo 7-6. Adesso stiamo giocando praticamente con la linea dei terzini della Under 20. E poi ricordiamolo, sarà protagonista a metà gennaio a Trieste per la seconda fase del campionato. Ma è ritornato fuori Mazza, che era entrato e poi è cambiato subito. Ma magari sta facendo cambio attacco e difesa. Ma infatti era ripreso la palla che era in difesa, poi adesso sì, probabilmente è entrato. Visto la squadra che è in campo, magari per farlo riposare un po' gli concede riposo in attacco, ma deve fare il suo, ecco. In difesa. Oh! Sì. Abbiamo scoperto in Simone Labruna un assist man, due passaggi consecutivi, prima a Salvati, poi a Dorio, con due reti trasformate da posizione di pivot, quindi chapeau a bello, Simone bello. Labruna. Ho detto che ci meritavamo il 7-6, l'avevo detto. Cassano che la riapre, riduce sì. Il gap, una sola rete di svantaggio, bisogna stringere i denti. Se c'è un attacco 3-0 per il Cassano. Eh sì, sì, dopo il time out c'è stato un parziale 3-0, quindi si va a spazi. Doppio pivot, se riesce a entrare con Dorio non riesce a entrare il pivot su 6 metri. Attenzione, Petricevic si alza da fuori, oh, ci prova Moncia ma la tocca ma non riesce a fermarla, potenza di tiro, ha aperto il cannone Petricevic. Sì. Attenzione, questo no, questo non, non dobbiamo concedere Panion. Questo 9-6 ancora quello, non è la prima volta che abbiamo il contropiede. Se abbiamo il portiere, ho visto il portiere Merano, sapeva già perfettamente che lì c'era il suo giocatore. E non è un buon recupero dalla parte del terzino sinistro del Cassano. Facciamo fatica a tornare in difesa, questa volta il passaggio al pivot non si è concretizzato, forse c'era anche un fallo, però sì.
gli arbitri hanno fatto giocare sulla ripartenza, siamo stati un attimo a guardare se l'arbitro fischiava, sì, esatto. Ne ha approfittato Coelho, invece giocatore esperto, ha detto non mi segue nessuno e io me ne vado. E io vado. E così bisogna fare, ragazzi. Cambio, benissimo. Abbiamo un po' più di velocità adesso con questi ragazzi. Panion! Bravo! Rientra Lazzari! Sì! E si guadagna un 7 metri. Avete visto che cambio di direzione questo e ragazzo? E c'è anche 2 minuti per Petricic. 2 minuti. 2 minuti. Avete visto questo cambio, questa penetrazione da destra con, diciamo, rotazione alla, direi, a cobra. Possa mai sulla semiretta a sinistra si è portato, ha superato, vediamo questo. Quindi 9-6 minuti a numero 4 Andrea Stricker e poi tiro da 7 metri con Federico Mazza, una finta su Martelli e va a realizzare dai 7 metri, portiere da una parte e palla dall'altra. 9-7. C'è stato un cambio nei giocatori della Merano, numero 39 è andato, sì, centrale. Sì, adesso attenzione, abbiamo il Merano con l'extra play, quindi fuori Alex Feund, numero 4, fuori Martelli per permettere al sesto giocatore del movimento di calcare il terreno di gioco, ma porta sguarnita, quindi in caso di recupero del pallone se ne potrà approfittare. Wow, però che bello! Va a realizzare Martini, anche lui è entrato da qualche istante. Ecco lì, lì si entra, salvati, lì si uno entra contro uno, lì e vai a realizzare. Lì si entra perché c'era il difensore in ritardo che si stava, sì, piazzando e lui è anche in questo caso quello che ha subito prima è andato ad attaccare su Martini che era l'ultimo giocatore rientrato perché è l'autore del gol, quindi non era ancora posizionato, quantomeno era posizionato ma non era sulle gambe pronto e reattivo, certo, ne ha approfittato Ivan Salvati on fire. Esatto, è andato riporta lì a meno 2 e terzo. Numero 43 del Cassano. Gioca ancora con l'extra player? Sì, ancora Martelli in panchina. Attenzione, buono questo attacco, ma buono anche il timing di Mattia Dorio. Ancora 30 secondi di superiorità numerica, Merano cercherà di passarli in attacco, però è sotto passivo. Quindi bisogna contare i passaggi. Stricker, partner. Palo pieno. E poi Salvati prova a tirare da porta a porta, bravo, ma nel frattempo Martelli, bravo, stava Martelli rientrando. E onestissimo, te la do a Martelli, questa ti do una mezza croce, ma te lo sei meritato. Nel fase di rientro sei scivolato, ma sei riuscito a colpire il pallone. Però non è che cammina tanto dritto. Sì, si è immolato, si è buttato, sì, a terra. E diciamo lo scontro tra Martelli e Gerflor mi pare abbia avuto la meglio il Gerflor, sì, in questo assolutamente caso. Adesso lui cercherà di recuperare, comunque nulla di fatto, 8-10 sempre Merano che attacca possesso con lo stato più 3. Merano 20-48, passato due terzi del primo tempo. Petricevic, Pata, ancora Petricevic da fuori, wow, non trova la porta troppo. Perché va che va, va che va, va che va, contropiede, sì. Ma gliel'ha parato o ha tirato a terra? Credo di sì, credo che abbia parato. Io ho sentito Martelli una botta. O ha sbagliato l'angolo di rimbalzo. Tanto. Però già due contropiedi netti sbagliati, non va bene, non va bene. No. Anche perché Merano li ha fatti. Sì, infatti. Attenzione, grande recupero di Caber. Eccoci qua, vediamo il Branca cosa mi combina. Sì. E al terzo tentativo riusciamo a segnare in contropiede. Anche se siamo stati col fiato sospeso fino all'ultimo, Cassano che si riporta a meno uno. Merano ha fatto quel mini back, ma non è riuscito a scappare via. Cassano rimane aggrappato con le unghie e con i denti e con tutto quello che ha al punteggio. Yes. Merano comunque in attacco con una rete di vantaggio, per stare di portarla, sì, a due. Giro di palla, Stricker, ecco qua, riceve il pallone, prova da fuori, poi lascia partner, incrocio. Vedete con la velocità come aumenta, vedete come aumenta. Rigore, due minuti a Visentin. È andato a disturbare Cuello, Visentin, al momento dello stacco. Poi va a chiedere scusa all'avversario, però l'arbitro ha ritenuto contatto punibile con 7 metri e soprattutto sanzione di minuti.
Ed ora Luca Stricker, pronto sulla linea dei 7 metri. Luca Monciardini. Oh, Monciardini, vediamo cosa si inventa. Non si è fatto spaventare dalle loro ripi, ma poi ha realizzato la sua ribattuta. Però il rigore l'aveva sbagliato. L'aveva preso. Però si ripresenta. Adesso io, se Dorio, io partirei subito sul tiro, perché così c'è il limite. Panino. Saffa! E hai visto volta... che parla... Hai visto Dorio? Hai visto Dorio dov'era? Dice, ma questa volta ci provo. Detto caso che gliela ripara, io però ci sono lì con lui. Si riporta più due Merano e soprattutto Cassano attacca con l'extra player perché deve sopperire alla mancanza dell'ala, quindi dentro Stefano Bassanese, ma porta sguarnita Monciardini momentaneamente in panchina. Ah, giusto, perché c'è l'inferiorità numerica col Visentin, quindi va bene. Quindi senza portiere per adesso Cassano, attenzione tantissimo. Dorio che ora andrà a pivot, Lazzari, ecco Mazza. Si parte di lì, vedete che scambio di difensori, lì va a crearsi superiorità, va sull'ala, no, Bassanese passivo. Attenzione passivo. Di Mazza, ha guadagnato 9 metri però a questo punto, stiamo per lasciare il pallone o per passivo, ma per penso un tiro, che quindi rinunceremo. Bassanese si riporta in panchina per permettere a Monciardini di ritornare tra i pali. Ancora nulla di fatto, quindi probabilmente si arriverà un tiro di Mazza. C'è ancora qualche passaggio. Prova ancora una volta con questa riunazione. L'hanno capito Dorio, l'ha ma è stato anticipato. L'ha capita. Dorio in ritardo. Attenzione perché vediamo. Parte in contropiede Merano. Non siamo schierati bene. Ancora ma che in difficoltà. Passaggio del put. Va bene, è riuscito e a prenderla. Io continua a colpire dall'ala. Però gli ha passato la palla altissima e molto larga. Tre gol per Juan Pablo Coelho, 2-19 Luca. Due rigori guadagnati, quindi ottima prestazione anche per la destra Mancina. Direi di sì, del Merano. Direi di sì. Ci è andata bene che non hanno fatto la seconda fase perché il portiere ha dovuto passare al suo difensore più vicino, quindi almeno su questo siamo tornati. E nuovo strappo del Merano che si riporta a più tre. Yes. Abbiamo Dorio molto largo, praticamente sulla destra. Adesso vedete, viene a prendere il pallone, andrà a fare il doppio, a fare il pivot centrale, vicino alla linea dei 7 metri. Scarica, vediamo un po', riparte, uno contro uno, bravo. Viene fermato in maniera fallosa però. È chiaro, questo si spezza molto. Avete visto anche il Merano quando aumenta la velocità dopo l'ottavo, il nono passaggio. Cassano deve ripartire da zero. Attenzione, passivo addirittura. Attenzione, attenzione. Ancora difficoltà per il Cassano in attacco, lo sapevamo. Ah, palo pieno, peccato il Federico Mazza che poi si mette con gli arbitri per un spinta. Fallo non fischiato. Ruzic, però. Ruzic. Il metro arbitrale è quello, stanno facendo giocare. Bravo, bravissimo. L'ha toccata Moncia, credo. Non lo so, però laterale. Non alza il braccio, quindi io ritengo che abbia preso attraverso l'incrocio sì, dei pali. Sicuramente attraverso, ma mi è sembrato vedere una deviazione, seppur minima, di Luca però. Forse col soffio, facendo così effettivamente potrebbe essere andato, però sarebbe stato il più 4 per Merano per la prima volta nel primo tempo, quindi meglio così ragazzi. Cassano che scampa il meno 4 ed ora può attaccare per portare a 2 le reti da recuperare. Vedete come è molto lento l'attacco del Cassano, perché dopo sale sì di velocità, adesso incomincia. Però praticamente quando dovrebbe salire in velocità il Merano interrompe con un fallo, quindi riparte tutto da capo. Sì, quattro passaggi sono, diventa sono passivo. Sono bravi a fare il fallo sulla partenza del primo, della prima accelerazione, quindi un fallo normale, 9 metri. Sì. Grande assist di ancora da Federico Mazza, ma grande ricezione di Dorio, una ormai mano. Ormai Dorio ha imparato una mano tipo il pivot del Conversano. Certo. Sta crescendo Mattia Dorio. Sì. Vedi che Merano va subito di velocità, vedete? Vedete? Adesso riparte e poi adesso, perché adesso è buona la difesa del Cassano, però e adesso che ci riparte, però lui già come, dopo il terzo passaggio ha tentato attacco, diciamo veloce. Già in situazione di terza fase, quindi quando le squadre si lui riposizionano aveva già, già accelerano il ritmo già in terza fase e non è, il Cassano non ha interrotto, non è riuscito a fare il fallo. Bisogna stare attenti perché è il Merano che decide l'ha fatto spesso questa accelerazione ancora in terza fase, quindi le squadre hanno visto che non c'è il contropiede, si stanno piazzando bene, ma lì tentano la sorpresa. Certamente. Attenzione, quindi perché uno potrebbero, di gioco questo qua. Potrebbero mettere in difficoltà. Sì, non deve lavorare il Colez anche questo intervallo. Ormai mancano 4 minuti e 20 secondi al riposo. Merano che conduce sempre due reti, è in attacco, quindi possibilità di incrementare. Sì. Beh, sono due squadre sempre molto belle da vedere, non sono mai banali le partite tra Cassano e Merano, anche a livello giovanile, ma anche a livello seniores, sempre state partite avvincenti,
con sottigliezze tattiche interessanti da guardare, da scoprire, da trasformare in emozione a voi che ci ascoltate. Bella Luca. Possesso palla, ricordiamo Merano, abbiamo meno di 5 minuti alla fine, 4 minuti e 19 secondi alla fine del primo tempo. Merano 12, Cassano 10, Merano possesso palla. Partita che sta andando a spazi, break 2-0, 3-0, 2-0, cioè mini break di tutte le squadre. Milanovic è ancora infortunato. Ah, ecco, ho visto che parlavo è in con panchina, l'altro. Ma in un ma sempre il ginocchio o no, non è un'altra cosa? Problema, no, muscolare al polpaccio, la caviglia, ha avuto un po' infortuni 3 settimane fa e quindi è lì per un rifirma e soprattutto sono per dare provvisorio, come si una mano a Colez nella conduzione tattica della partita. Ho capito, Oca, va bene. Riparte lui Merano. Ha grande esperienza come allenatore, quindi sicuramente è importante il suo apporto. Poi vedete, adesso cresce la velocità del Merano. Ala, ricordiamo guardate la velocità, subito, terzino, via, ripartiamo. Attenzione, Panion, gran gol di Max Pantner. All'incrocio, Panio, ma la difesa mani basse, va che vi ammazza. Dorio non è ancora, è andato Kabir come pivot, quindi Dorio fuori. Sì. Ora è una situazione per perché Kabir gioca, cambia attacco in difesa, quindi spinge la seconda e poi ovviamente dopo lascia cambio, spazio a Cipo, il nostro Alberto Lazzari. Sì, dicevamo, ricordiamo che Sasha comunque è il capitano, quindi ci tiene, anche se non può essere del... non può dare il suo apporto in campo, a stare in panchina, a dare consigli e coraggio, aiuto morale ai compagni più giovani, esatto. Ecco, ha perso la palla. L'ha scaricata a Dorio, ma è stata intercettata involontariamente con un piede a Cuiedo, quindi palla restituita a Cassano. Dorio esce, ritornerà sui 6 metri sulla linea dei 7. Doppio pivot, è andato grandissimo, grandissimo, mannaggia, grande, che cosa mi Lazzari, ha fatto ancora Lazzari. Parata di ancora Martelli. Avete visto il suo movimento di tronco, è bellissimo, è rapidissimo, lui essendo baricentro basso a un certo punto lui fa un semilerta a sinistra e a un certo punto effettivamente poi ha abbassato anche le gambe, quindi era ancora più basso. Grandissimo, intercettato. Il passaggio era un po' forzato, ma non aveva altra soluzione Federico, non aveva spazio di tiro. Diciamo che Dorio si è voltato là, va che va, va che Petricevic, va. Grande finta di Petricevic. È andato via, chi è che è andato via? Sì. Ragazzo, sulla finta non devi andare via. Ha fatto una finta di passaggio che ha spostato tutta la difesa. È peccato, lui la palla era molto lasciata. Credibile. La sì, finta. Ho capito, ma la palla non l'ha lasciata. Poi al limite, la palla che rimane in mano torna indietro. Dici... Diciamo, molto bravo Petricic, ma anche un po' ingenuo. Esatto. Beh, d'altronde l'età è... va bene. Però questo... Merano che ma si è riportato più... a più 4, ecco, 2 più 4. Minuti al termine. Scusate, 14-10. Quindi la prima volta... La prima volta del più 4 del Merano verso la fine del primo tempo. Sì. Mancano 2 minuti. Deve cercare di andare in intervallo con meno gap. Il Dorio ha chiamato uno schema con l'ala, col Branca, che forse gli ha detto vai al secondo pivot. Attenzione, passivo. Wow! Golaccio di Federico Mazza. Sotto l'incrocio, semi-eretta su due appoggi, Kane dal basso. Ha fatto un missile terra-aria spettacolare. E gol del Merano. E poi risponde come sempre Luca Stricker. Cosa che gol che ha fatto quando Mazza. C'è da fare un gol su azione veloce, Luca Stricker è sempre presente. Fallo su ancora Mazza. Su Mazza. Terza rete per Federico. Un minuto alla fine più 4 Merano. Dobbiamo segnare noi questo gol e non far segnare Merano. Bene, sì. Questa sarebbe la, diciamo, il manuale della pallamano direbbe, facile da dire, soprattutto seduti a 20 esatto. metri dal campo. Invece loro sono in campo da 29 esatto. minuti che corrono avanti in tre a differenza avanti nostra. In tre Bartolomé, quindi vediamo che mi va Lazzari che mi scarica sul super Mazza che crea lo spazio, volta là il difensore però ha c'è la fallo su Lazzari, ha provato a superare Petricevic ma ovviamente fallo non è su semplice per la, cioè, adesso ho chiamato time, però il tempo non è fermato qua, però ha fermato sul tabellone 29-23, abbiamo 37 secondi. Subito allineato il timing sullo schermo, benissimo. Abbiamo Dorio che imposterà, abbiamo Mazza che parte dal centro. Chiama uno schema pugno con l'ala, col Branca, occhio Branca. Ripartiamo,
30 secondi alla fine. Ecco che mi va il Branca, avete visto che diceva doppio pivot. Lazzari scarica, fallo. Il tempo non si ferma. Attenzione. 20 secondi alla fine. Veramente ultima azione per il Cassano, vediamo se sarà positivo o meno. Passivo. Passivo. Mazza. Scarica. Tutti si concentrano al centro. Passi. Di Mazza, pallone lasciato. Attenzione, 10 secondi va per il Merano. Il Merano manca. Bisogna fermarlo. È stoppato da Salvati, poi non c'è tempo per l'ultimo tentativo, quindi si va a riposo sull'11-15. Ha buttato via il contropiede in 6 contro 4. Meglio così per il Cassano, 15-11. Grande Luca. Ritmo molto alto, meglio il Merano, anche perché sì, è stato più preciso, più consistente, certo. Sì, esatto, sì. Quindi costante. Nulla è perduto, però insomma 4 reti di differenza sono meritate a questo punto per il Merano, perché ha fatto vedere qualcosina in sì, più in soprattutto in seconda fase, contropiede, gestione dei tempi di attacco, interruzione nel momento in cui in difesa interrompere l'attacco del Cassano, quindi ha un po' comandato la partita. Sì, sì, partita del Cassano concentrati, giusto approccio alla partita, questo nulla da dire. Qualche errorino in più al tiro e questi sono quelli che hanno fatto la differenza. Ricordiamo 2 contropiedi sbagliati e quindi questi sono quelli che per ora dicono che il Merano va a riposo sul più 4. E noi ci prendiamo qualche minuto di riposo anche noi. A dopo. Ciao.
Eccoci qua, Ponti per il secondo tempo, anzi i ragazzi in campo sono già partiti. Rano che attacca, ha raggiunto vantaggio più 4 a termine del primo tempo, ora c'è possibilità di allungare. Petricevic in cabina di regia, gira palla con Partner, che ora si affida a Cuello. Stricker cerca l'uno contro uno, buona difesa del Cassano, ora Partner, palla all'ala ma deve risalire, non c'è spazio, lungo attacco del Merano, ma chiude bene la difesa del Cassano. Ora Stricker, Petricevic litiga col pallone, lo recupera Salvati, buona difesa del Cassano, può partire in contropiede, vediamo se questa volta riesce a sbloccarsi. Sì, gol per Filippo Banca che accorcia le distanze. Partner e va a guadagnarsi un tiro dai 7. Buona la posizione conquistata da Max Partner e si guadagna il terzo tentativo dai 7 per Luca Stricker. Sempre opposto a Luca Monciardini, una finta e neutralizza questa volta sulla respinta, c'è Kabir. Hanno imparato la lezione dopo il primo rigore parato da Monciardini, ma la cui respinta era stata presa dallo stesso Luca Stricker. Hanno imparato la lezione, questa volta è più lesto sulla parata di Monciardini, è stato Usman Kabir che ha dato una chance a Cassano di giocare per il meno 2. Chance affidata ora a Mazza, Salvati e Lazzari, che devono cercare di trovare un varco. Gioca col doppio pivot e Cassano sta giocando con l'extrapedia, 7 giocatori in movimento, tattica rischiosa grande ma efficace, perché ha aperto la difesa, ha trovato finalmente il varco giusto. Cipolazzari si guadagna un tiro di 7 metri. Sì, Cassano fa fatica a trovare spazi ed ora prova con un po' di coraggio Davide Collez a giocare con 7 giocatori in movimento ed ora sul tiro di 7 metri sarà col numero 1 Meletti, che proverà a opporsi al tiro di Federico Mazza. Super Mazza. Tutto pronto, una finta. Tocca Tutto Meletti, creato. Ma non trattiene. Cassano che realizza, si porta a meno 2. Coraggiosa ma efficace la tattica di Davide Collet, giocare con 7 giocatori in movimento, lasciando la porta sguarnita. Però viste difficoltà a trovare Varkin, l'ottima difesa del Merano, sì. Bisogna rischiare qualcosa, non si poteva attendere oltre. Petricevic, Stricker si alza da fuori, finta, poi Partner, buono l'intervento di Kabir a disturbare, grande. Non c'è fallo, è fastidioso Kabir, ora però invece questo è 3 minuti forse, vediamo, è andata bene. Ha rischiato perché era in ritardo, ha trattenuto lo stesso. Poi forse il fatto che il tiro di Patten abbia colpito al volto Monciardini ha distratto l'arbitro. Distratto l'arbitro dal dare dalla due minuti. Sì. Non 2 minuti a Kabir, credo che fosse onesto e sacrosanto. Ci poteva stare perché il giocatore ormai era fuori equilibrio. Ritardo, sì. Lui lo doveva mollare. Nulla di fatto, riprende il gioco. Però vi ho detto prima, partita sostanzialmente perso la palla, conquistata Mazza, vediamo se tiro contropiede. Che mi va? Bassanese per Kabir e va a realizzare, non abbiamo detto, dentro Stefano Bassanese per Giacomo Visentini sulla sinistra, e proprio lui ha ricevuto palla da Mazza, poi visto Kabir meglio piazzato, scaricato. Presta 3-0 per Cassano, ora bravo. Ci mette una pezza Moncia. Diamo, Moncia, che Bassanese era andato in anticipo, però ha lasciato completamente libera la sua ala, un chilometro quadro, ma a risolvere tutto ci ha pensato Super Moncia e parziale 3-0 per Cassano, avvio di ripresa, rimonta quasi completata, siamo a meno 1 ma abbiamo la possesso del pallone, quindi anche la possibilità di andare al 15 pari. Ora che l'ho detto, ovviamente la gufata è automatica. Mi dovete fermare prima perché io quando no, mi dispiace. Potrebbe anche essere. Vediamo di sfatare. Doppio pivot. Panion, X, va che mi va. Peccato. Dato il vantaggio Napoli, quindi non c'è fallo. Manca un uomo del Cassano, non è rientrato. Eh sì. Ancora.
sì. Questa volta non sbaglia due volte fila Cuello. Chilometri quadrati. Cassano che sta giocando costantemente con l'ex player, non in situazione di inferiorità numerica per ristabilire la parità, ma appunto per creare un vantaggio. Quindi sette giocatori in movimento, per quello vediamo doppio pivot fisso. Certo. Ovviamente sempre. Con il pericolo che la tua porta è vuota, è sguarnita, quindi se perdi non palla, devi perdere problema. La palla. Guardate, due pivot ma è un punto di partenza. Sì, poi smette perché assieme, Kabir poi farà certo il numero. Kabir parte con... Va che va. Cassano ha necessità di aprire difesa avversaria, quindi è costretto a giocare con questa tattica pericolosissima, ma per ora sta dando risultati. Guarda, ora parata su Salvati, non si è giocato. Attenzione, parte in seconda fase, arriva rimorchio Stricker, palla Martini. Cosa gliel'ha data? Dove gliel'ha data? Che bello, scaricone basso, avete visto che è numerello. Attenzione, ottimo lo schema Davide. Del Merano, poi proteste di Colez per il fallo non fischiato a Salvati, quindi il delegato FGH richiama l'attenzione degli arbitri e cartellino giallo per la panchina del Cassano. Si lamenta Colez che sono state due azioni di fila in cui è stato dato un vantaggio sul tiro del Cassano, poi non conclusosi con una rete, e di questo si lamentava Colez, però in maniera eccessiva, quindi è stato ammonito dalla coppia arbitrale e alla prossima dovrà tirare fuori un giocatore del siamo campo Merano che si è portato a più 3. Siamo ancora extra player, sì, sì, ormai stiamo giocando fissi con l'uomo in più in attacco, deve rischiare qualcosa a Cassano, però viste difficoltà a trovare i varchi nel primo tempo ha deciso di iniziare il secondo tempo con questa tattica. Dorio, Davide Colez, Mazza, ah, c'era passato Kabir, ma perso un attimo Salvati, liberone. Mazza invece sfrutta il varco creato da Dorio, buono il blocco di Mattia, entra dentro Mazza e poi sull'intervento falloso tiro dai 7 metri. Sentiamo che la mitica Monica si scatena nei momenti di... anche il Davidino si carica molto. Sarà lo stesso Mazza a incaricarsi del tiro dai 7 metri, questa volta si affida a Martelli, non fa il cambio. Mazza è andato a parlare con lo stesso Martelli, siparietto simpatico 3-2, gli aveva detto dai falla entrare, ho detto no dai non posso, oppure gli ha suggerito cercando di ganare, guarda che te la tiro di lì, io non c'è casco, sorridono i due, bello. Adesso vedremo il risultato finale. E sì, va a realizzare Federico. Comunque è bello questo siparietto, perché dice è un momento caldo, palla che pesa, però due giocatori che tanto si conoscono da una vita, ma riescono a scherzare e ridere in un momento così intenso del match, comunque è un segnale che anche in campo secondo me parte importante del match, si stanno divertendo perché la partita è bella e piacevole, sì, quindi credo bella. Che siete divertendo più anche loro Merano. Campo. Partner si libera bene, poi si scarica, va. Decide di scaricare Kabir, la palla. Kabir. Mazza. Cassano rinuncia alla prima fase, vediamo se riesce a portare la seconda. Va a palla Dorio. Dorio. Sicuro. Deviato. È stata una deviazione. Vai Dorio, però torna Dorio. Si è capito. In anticipo Dorio, poi la palla gli carambola sul piede. E però l'azione di prima conferma quello che noi diciamo da una vita, buon Davide Bianchi che ha giocato più me lo conferma, mai lasciare la palla a un pivot in prima o seconda fase. Non porta quasi mai nulla di buono, cioè statisticamente provato è... 99% delle volte, cioè, la palla viene persa. Se il pivot che passa per la prima o seconda fase, la palla è persa. Il pivot deve correre e aspettare che arrivi una palla, non deve mai portarla lui. O il pivot lo deve dare più vicino, magari a destra o a sinistra, cioè che quindi non fa nessun passaggio lungo. Cassio che ha giocato anche più dissente. Attenzione, io ho fatto anche terzino, quindi ero... Attenzione. Mi tiene i piedi in due scarpe. Esatto, chiede, li posso difendere la categoria. Fallissimo. Stricker. Palla deviata da Monciardini, poi quello la prende prima che vada sul fondo, quindi rimane attacco Merano. Per me Cassano poteva fare un po' meglio questo recupero palla. Partner si libera bene, Dorio, fallissimo, 2 minute qua. È andata bene. Gliel'ha deviata su Mazza. Comunque già i minuti c'era. Sì, forse il sparo sulla partenza. Era leggero il giocatore del Cassano perché era sbilanciato in avanti, però non è che è caduto perché gli sono mancati i piedi.
Comunque bella assist di partner per il pivot per Martini, ma bravo Dorio in collaborazione con Salvati, non ho capito, ha recuperato il pallone. Ora esordio per Giovincello. Luca Bazzelli, qualche minuto di riposo a Dorio, si era portato giovane pivot della 2, Luca Bazzelli, eccolo, numero 79. Lì, liberato bene, bravo, mi è piaciuto quel movimento lì. Esordio non solo a referto, ma anche ha calcato il terreno. Bravissimo. Di gioco. Bravissimo! Mazza va a realizzare, due minuti. Mi è piaciuto Federico perché si stava girando a lamentarsi con l'arbitro, poi ha visto l'arbitro che dava 2 minuti, va. Che ha detto qualcosa, no, ma ha palleggiato Davidino, non era passi, ha fatto la finta a destra, ha buttato a sinistra, il difensore è un po' palleggiato, poi comunque, stava dicendo all'arbitro, ma gol convalidato a Federico Mazza, 2 minuti a Juan Pablo Coelho e Merano che gioca con l'extra play, quindi abbiamo visto inquadrato Martelli, grazie a Cenci che ci ha segnalato la cosa. Merano che gioca con 6 giocatori in movimento per ristabilire la parità numerica in attacco, però la porta è sguarnita. Attenzione, 15 Cassano, 17 Merano, mollami. Partita che continua come primo tempo, a strappi, mini break, 2-3 reti, sempre alternati per 2 squadre, però sostanziale equilibrio. Momento topico. Striker passivo. Wow. E tenta un tiro improvviso, ma non sorprende Monciardini. Ora il Cassano ha la possibilità in superiorità numerica, e però non si accontenta. No, infatti, stava uscendo Monciardini, ecco, però Kabir. Corez ha fatto il segno, abbiamo perché già l'uomo in più, e quindi non vuole un centrale, non vuole un pivot. Sì, mi dico, stava giocando con 7 giocatori, ma avendo già l'uomo in più, non vale la pena rischiare a giocare senza portiere. No, è senza portiere. No, c'è Monciardini. Stavo uscendo, ma è rientrato. Ho guardato di là, però non avevamo inquadrato benissimo. Quindi è Moncia, c'è. Attenzione. Lazzari, Salvati. Wow! Mazza, buono l'angolo per Bassanese che va a realizzare. Parità, lunga rincorsa. No. Sì, è vero. Bastardone di un Davidino. Io ho detto c'è 2 gol di differenza, invece parità, 17 pari. Lunga rincorsa del Cassano. Il Merano aveva fatto quel mini break a metà del primo tempo. L'ha portato fino al +4, ma il Cassano in maniera caparbia, come le ragazze oggi, a inizio ripresa completa la rincorsa. Allora vediamo se sullo slancio riesce ad andare via. Allora diciamo una cosa, vede difficoltà i suoi ragazzi Jürgen Prati, quindi chiama time out alla panchina del Merano per cercare di mettere nuove soluzioni per stoppare questo momento positivo del Cassano. Del Cassano, diciamo che se dovesse succedere qualcosa, un evento di forza maggiore, il 17 pari Cassano ha vinto solo perché è stato dichiarato in un momento, diciamo, di questo tipo. Quindi mettiamo a referto questa, esatto, mettiamo questa nuova regola di Cassio Peti. La regola dice che se viene dichiarato in un momento neutro che sulla parità succede qualcosa, ha vinto il Cassano, dovesse succedere qualcosa, allora, quasi essendo, vado 17... giù, spengo le luci, facciamo no, esatto, no, attenzione, no, deve essere evento di forza maggiore, elemento naturale, esatto, quindi allora devo andare fuori e togliere il corrente a tutta Cassano, allora non solo palazzetto. Blackout, va bene. Va bene, andiamo e scherziamo per stemperare un po' la tensione, perché la partita è molto vibrante, molto tesa, molto combattuta. Sì, sì. Seppure lo ribadiamo, bene. Partita bella ma corretta, perché sono stati qualche 2 minuti, ma sostanzialmente una partita senza falli eccessivi, quindi è proprio piacevole, però gradevole. Avete notato un po', ragazzi, che la velocità del Cassano nel secondo tempo in attacco è cambiata? Ma cioè, soprattutto sta sfruttando quell'uomo in più, perché ha avuto troppe difficoltà nella prima fase di gioco a giocare con la difesa schierata. Ora ovviamente con l'uomo in più, qualche barco in più lo si trova. Già che sei con l'uomo in più, per forza devi andare a fare più veloce la palla, perché devi andare a trovare la situazione di superiorità sì, numerica statica. Quello ti aiuta a non andare a cercare sempre l'uno contro uno, appunto, ma fai girare un po' più la palla per la difesa, per cercare che deve il barco al momento giusto. Esatto, quindi questo gioco forza ti costringe a avere maggiore velocità. Quindi devi avere maggiore velocità, perché ovviamente a quel punto la difesa si sfianca. Ripreso il gioco intanto Stricra. Abbiamo visto in campo che con numero 24 è entrato anche Aaron Dunwalder, posizione di terzino destro, quindi qualche attimo di riposo per è lui. Credo per Coelho, vediamo Coelho fuori, quindi probabilmente partner spostato all'ala. E Dunwalder che si è andato a conquistare. Ha fatto una cosa, ha fatto una penetrazione, cambio a destra, rigore.
Adesso vediamo cosa succede col Morciardini. Max Pantner che sostituisce Stricker dalla linea 7 metri. Vediamo un po'. Hai visto? Ancora ipnotizzato. Che te l'ho detto col Moncia. Grande Moncia, ancora va fuori per portare i suoi compagni in superiorità numerica. Cassano che ha la palla per portarsi in vantaggio. Attenzione. 18-17, 7 giocatori in movimento. Sembrava insperato pochi minuti fa, ma ora il Cassano ha una palla importante. Sicuramente non decide perché manca 20 minuti al termine. Però sarebbe bello mettere la testa intanto avanti. Intanto un bel 3 gol li ha recuperati, non so se mi spiego. 4-4, 11-15 all'intervallo. Attenzione. Stava scaricando bene Lazzari al pivot. Attenzione, un attimo. C'è da asciugare il tenere di gioco. No, ma fa male al pe. Deve uscire. È infortunato. Vediamo. È il numero Alex 4. Found. Quindi rientra. Intercettata. Ruba palla Partner. Attenzione perché Cassano è a porta vuota. Ma... Incredibilmente. Credo fosse. Straniero. Petricevic sì. Tenta un tiro porta a porta, ma per nostra fortuna la palla di poco, ma. Ragazzi, qualche centimetro cubi sopra la traversa. Qua la regola dice se devi proprio sbagliare anticipa rispetto alla porta, al limite ti frega il rimbalzo ma non tirare. Dici meglio un rimbalzo che vada oltre almeno che se proprio lo sbagli va oltre, ma le possibilità sono basse, ma tirare sopra la traversa no. Però è chiaro che lui intendeva tirare in porta, quindi è facile sempre da qua. Mi va il mazza. Ancora, attenzione. Sì, per chi non si interrompe la mano, apparentemente tirare a porta vuota può sembrare semplice, ma da quella distanza vi assicuriamo che non è affatto facile. Tanto palla persa in attacco da Cassano, quindi sfuma la presa del vantaggio. Ecco, già dalla parte opposta. Ancora Moncia. Parata di Moncia, colpito al volto, poi va con fair play a chiedere scusa. Durmander. Devo dire che però grandi cose ha fatto Moncia, mi dispiace, secondo tempo, ma gli do 2 croci. Merano che spreca un'altra occasione, da un po' che non segna Merano, attenzione, no. Andiamo a guardare un po' l'andamento. Andiamo a vedere cos'era, 15-11, ha fatto 2 gol in 12 sì, minuti. Esatto, il gol di poco fa. 2 gol in 12 minuti, non so se mi spiego, dice il paracadute. Sì, parziale 6-2 per il Cassano in questa seconda frazione di gioco, quindi... Allora ancora ovviamente la palla colpito al volto Luca, quindi come nel primo tempo è bagnata e si ritornerà a utilizzare il pallone utilizzato all'inizio del tempo, a meno che sia stato ricambiato in intervallo, non lo sappiamo, però insomma diciamo c'è stato un ampio turnover anche tra i palloni, quindi yes. Ritmo alto, anche i palloni hanno un po' il fiato corto, devono essere cambiati. Diciamo però che la tattica dei 7 giocatori di movimento pagato il Cassano. Pagato il Cassano, ha rischiato solo una volta perché ha perso palla, ma il tiro di Petrici abbiamo visto andare oltre la traversa, quindi diciamo che per ora il gioco vale la candela. Ed ora time out Cassano. Chiamato da Davide, quindi alle contromosse di Jürgen Patre pochi minuti fa decide di sistemare qualcosa anche Davide Colles, quindi subito il time out anche per la panchina del Cassano. Yes, fammi male. Tanto andiamo qualche statistica. Federico Mazza per ora 6 reti per il bomber di Cassano, mentre Petricevic è stato tanto impegnato ma per ora è fermo a 2. Ha realizzato 5 gol Luca Stricker, anche se su 5 ne ha fatti 3 credo dalla linea dei 7 metri, quindi per lui importanti gol anche dai rigori. Il Merano per ora è andato in rete con 6 giocatori diversi e lo stesso ha fatto il Cassano, quindi 6 marcatori diversi per entrambe le squadre, quindi assoluta parità anche in questo, ma lo sapevamo, 2 squadre che giocano in maniera simile, 2 squadre molto giovani con tanti giocatori dei rispettivi vivai, quindi sono un po' 2 squadre speculari, si sono affrontate tante volte anche nelle categorie giovanili in finali, semifinali, quindi si conoscono a memoria, giocatori in campo. Monciardini in campo. Sì, decide di fare un attacco tranquillo, easy, con il portiere a difendere i propri pali, quindi solo 6 giocatori di movimento.
dopo aver fatto praticamente questi primi 12 minuti della seconda fase di gioco, sempre in superiorità numerica in attacco. Mazza scarica Dorico ancora una volta, un po' riceve palla con una mano, poi si gira ma non riesce a trovare la via del gol. Attenzione, superiorità numerica da questo lato, Cuello e sì, questa volta non sbaglia. Comunque non paga i sei giocatori, i cinque giocatori di facciamo sei giocatori di movimento, facciamo fatica. Infatti gli ha fatto fare il gol la prima volta il Cassano, che ha fatto ha perso palla, che hanno trovato spazio dove, è chiaro che non si può sempre. Io mi ricordo una partita l'anno scorso, il Brixen, che ha fatto una cosa come 50 minuti con l'extra player. Sì, una tattica sempre più utilizzata, poi dipende, perché ovviamente al rovescio della medaglia della... Eccolo! Allora, c'è una scuola di pensiero che dice che giocatori così bassi non possono giocare a pallamano ad alti livelli, ma questo Lazzari ha deciso di smentirlo. Se perché... ti ricordi, c'era un altro giocatore, non mi ricordo di quale squadra l'anno scorso, che era piccolissimo, ma era una scheggia era pazzesca. Dantino del Pressano. Del Pressano. È un giocatore simile a Lazzari. Una roba impressionante sui primi passi. Lui è veramente... leggerissimo. Mi veniva... veramente mi bello da vedere anche Dantino. Luca Bossi mi ricordava un po'. Nei primi... Attenzione, partner, si libera bene, arriva sui 7 metri, a quel punto non perdona. Vai, è andato troppo spazio, gli hanno permesso laterale, di arrivare. Ma era troppo, ecco. Potenza impressionante, carica il pubblico, carica i compagni, Federico Mazza. Però quando vedi che fa due passi e ti guarda, io se fossi difensore uscirei, perché so... ha provato la stessa cosa Stricker, ma pizzico di sfortuna. Sembrava esserci Luca, però... la palla cozza sul palo e si perde sul fondo. Non sappiamo se Luca ci sarebbe arrivato, ma pizzico di fortuna, ce la prendiamo, ringraziamo la De Bendata. Cassano ancora con i sei giocatori di movimento e quindi 19 pari. Quindicesimo, siamo metà del primo tempo, quindi metà del secondo. Sì, sì, esatto, metà del secondo tempo, tre quarti di gara andati. Non ce la faccio. E siamo ancora in parità, quindi tutto ancora Dorio da decidere, assolutamente 0-0, Lazzari. 19 pari, cambia poco, ma... Bello, mi piace questo. Peccato, fallo su Lazzari. Scarico bellissimo. Con Dorio loro danno tutti i palloni alti, tanto là ci arriva solo lui. Riparte il Cassano. Salvati, attenzione, passivo. Ma va Mazza, va che va verso Dorio, lo sapevo. Ma l'ha perso, fallo. Prova un sottomano, questa volta non fallo trova... ancora? No, fallo credo ancora. Deviato, quindi rimessa dall'angolo. Ma sotto passivo ancora? Sì. Quindi penso che avrà tre passaggi, adesso vedremo. Super Dorio. Temo anche meno. Mazza. Va a tirare, adesso si è creato lo spazio. Grande palla bella per Branca però non riesce messo a creare ancora una volta. Grande con assist con uno look, gli ha dato benissimo, ma siamo già dalla parte opposta. Partner ancora sfortuna, palo, questa volta non sembrava arrivarci Monciardini. Bravo. Poi sul contropiede Kabir porta avanti Cassano 20-19. Questa volta abbiamo Merano che non torna, Merano... cosa che faceva Cassano al primo tempo. Allora il Cassano ha recuperato con quella tattica coraggiosa, però mi sembra che anche Merano corra un po' di meno, quindi sì, è stanco. Non vorrei pochi che fosse un principio di stanchezza. Sì. Si vede che non accelera da subito, vedi, poi quando inizia a accelerare si fa non fa più giusto. L'accelerazione in terza fase come primo tempo, esatto. Questo è già un segnale, ma anche in un paio di occasioni non sono ritornati in maniera precisa. No, certo, poi non vediamo che non sia un primo campanello d'allarme per Jürgen Partner. Ora palla un po' lunga, ma si allunga Feunda, riesce a prenderla, non sappiamo come, ha sfidato anche in questo caso passivo. Però l'ha presa. Prova Stricker da fuori, non c'è fallo, non c'è deviazione. Non c'è fallo, non c'è inganno. Allora, stanco il Merano. Questi tipi di azioni secondo me sono da 9 metri, però non le sta fischiando da nessuna delle due parti, quindi accettiamo il metro di giudizio. Segnale che il Merano questo sta giocando era un tiro comunque forzato. Era comunque un tiro forzato. Attacco statico. Non aveva accelerato la velocità, non ha aumentato. Magari ci smentiranno negli ultimi minuti, magari stanno solo riprendendo fiato per poi accelerare la fine. Però segnaliamo un calo del ritmo da parte del Merano. Però è voluta questa cosa qua, l'allenatore che gli ha detto attaccare così, quindi ovviamente...
Sì, può anche essere che ci sta, vedi che stai arrivando in riserva, quindi sì, esatto, decidi scientemente di fare un paio di attacchi. Eccolo magari qua, a ritmi più blandi, ci può stare. Non gli ha dato i due minuti, può anche essere una su scelta. Questo arbitro è coerente con come ha fatto col primo tempo. Sì, diciamo che non hanno, stanno lasciando giocare molto, sì, quindi non infatti anche vediamo il tabellone delle ammunizioni delle due minuti scarno, però diciamo è un metro di giudizio che hanno applicato da tutte le parti del campo, quindi finché è così va bene. Tanto siamo sotto passivo. Prova a salvarti da fuori, ma ancora una volta Martelli para, attenzione perché ha la possibilità del contropiede. Manca uno sempre del Cassano e non lo sfrutta il Merano, non lo sfrutta assolutamente. Sì, non ha, manca ancora. Anche in questo caso manca, non ha accelerato, ora c'è superiorità numerica, però c'è da dire che Kabir si sta facendo trovare sulle respinte di Monce, quindi è già tre volte che Monce continua a parare. Monce sta parando, ma tre volte di fila Kabir si è fatto trovare pronto all'appello. Comunque il Merano in superiorità numerica non gira forte la palla, anche in questo per caso è arrivato a liberare. Anche in questo caso non hanno spinto la seconda fase, poi erano l'uomo in più, quindi scalata all'ala che era libera. La prima cosa che vedi è vedi che uno rimane sui tuoi 6 metri, quindi non hanno sfruttato velocità anche in questo caso. Esatto. Vediamo se sarà una situazione momentanea Cassano, o possibilità per la benzina che è finita. Bassanese rigore, che viene spinto via al momento del tiro. Diverbio tra partner e Bassanese. Partner sostiene che Bassanese abbia tagliato in aria, però gli arbitri non hanno visto questa invasione e poi sulla spinta di partner finale assegnano il tiro dei 7 metri. Super Mazza! Si incaricherà ancora Federico. Non dico niente, possibilità di niente. Martelli non so cosa sui dice 3 metri e mezzo, prova a ipnotizzare. Non so cosa dice il Davidino. Una finta. Ma non si fa distrarre Federico, più 2 Cassano. Volevo dire possibilità del più 2, lo posso dire. Massimo adesso. Vantaggio secondo tempo, c'era stato un più 2 anche all'inizio per il Cassano su 5-3, sì. Poi era iniziato l'allungo del Merano, ora il Cassano sembra aver girato l'avvio del match. E non aspettiamo. Ha bisogno dell'extra player, buonissima cosa. Diciamo che giocare quel quarto d'ora con lui in più ha un po' ultimamente fiaccato l'energia Merano, del Merano. Vediamo. Che ha dovuto ballare in giro per recuperare. Però attenzione, la partita è ancora lunga, parliamo di 2 reti di differenza che nella palamano sono un passaggio effimero. Ora riesce a gestire palla parte quando sembrava averla persa, poi subisce l'intervento di Mazza. Tanto Merano che gioca con la doppio pivot, poi sì, c'è Coelho, posizione doppio pivot, attenzione Petricevic da fuori, sì. Ha scelto bene il tempo, Bogdan Petricevic d'altronde... giocatore di classe, giocatore esperto. Devo dire anche che è stato marcato perché il difensore del Cassano non è andato sul passaggio, ha detto mi ci metto davanti, però ha fatto un bellissimo movimento attaccante. Si è dimenticato di coprire il braccio di tiro e Bogdan Petricevic non se l'è fatto ripetere 2 volte. Experience, come si suol dire qua, ha 21-20. Tiene in traiettoria il Merano. Abbiamo Lazzari, fuori Dorio. 1-1. Abbiamo fuori Dorio. Abbiamo Kabir dentro che rimane dentro. Vediamo che si sta scaldando anche la Bruna. Buono il suo apporto nel primo tempo per dare riposo a Mazza. È stato sicuramente positivo. Sicuramente l'ampio minutaggio che ha avuto a disposizione a Fasano quando Mazza era a riposo per leggero infortunio gli hanno dato quella fiducia che fino adesso non aveva dimostrato nel scampo di partita. Molto positiva la sua partita a Fasano e anche prima quando è stato impegnato, sicuramente un elemento importante che se prende consapevolezza dei propri mezzi può dare una rotazione infatti in più a Golez nelle valore aggiunto alla squadra del Cassano, sì. Sicuro sicuramente importante se dovesse arrivare l'esplosione definitiva di Simone Labruna, giocatore di talento ma che sta un po' faticando a trovare il suo spazio in A1. Allora bel tiro di Mazza angolato, ma dai, altrettanto lì, bella la parata andata, era partito un quarto d'ora prima, ha letto in anticipo, poi palla persa dal Merano, pista del Castello. Non ci credo. Kabir, che errore, regalo dal Merano, che ma errore. Il Castello dice no guarda non ce lo siamo meritati, che ringraziamo errore. E restituiamo. Ma per quale motivo? Scaricare ma si palleva, butti a terra la palla, al limite la va a riprendere. L'abbiamo detto tante volte, noi siamo qui belli seduti e tranquilli, capito, loro corrono da 51 minuti. Ma è la BC della pallamano, cioè al limite io
non te la do indietro, la palleggio alta che tu la vai a recuperare. Siamo 4 contro 1. Torniamo a giocare, due errori consecutivi che si sono annullati a vicenda, quindi sempre Merano che attacca per il pareggio. Fa molto fatica il Merano. Passivo Petrice, vediamo se si inventa un altro. Fa molto fatica il Merano. Tiro dei suoi come prima. Fa molto fatica il Merano, non ha velocità. Deve affidarsi alle invenzioni dei singoli. Deve giocare l'uno contro uno. Non ha più fluidità di gioco. Non ha più soluzioni. Dovrebbe aver esaurito i passaggi, quindi credo che dovrà andare al tiro Petricevic. Quello qua si prova. Wow! Palla trattenuta da Monciardini, stava passando in mezzo alle gambe, è riuscito a smorzarle e poi a gestirla. Non l'ho neanche visto partire Luca questo qua. Bellissimo. Bella parata di Moncia. Questo gli do un crocione grosso e metto anche il minutaggio. Squadre 22. Che stanno arrivando stanche a questo finale di match. No, speriamo che, è cotto. Speriamo che Cassano non abbia qualche... più... non ha più linea di energia in più. Cassano è molto più reattivo anche in difesa. Merano proprio non gioca solo l'uno contro uno, non fa più gioco di squadra. Cassano è riuscito anche a sfruttare meglio un po' di cambio, un po' di turnover. Eccolo qua, Mazza sull'uno contro uno, chiede il cambio, addirittura chiede i passi il difensore del Merano. Meglio che aveva passi, Mazza diceva difesa in aria perché alla fine siamo sui 4 metri, però l'arbitro dice vabbè facciamo 9 metri, facciamo tutti contenti che, e giocate. Eccolo lì, facciamo che comando io. Esatto. Si arrabbia Lazzari perché ha detto se tutte le volte lo supero mi tiene passivo. Attenzione, passivo, tanto in campo la Bruno come detto prima, posto di salvati. Mazza prova l'uno contro uno su Petricevic, insiste ma viene fermato. Attenzione, siamo sempre sotto passivo, non ho contato i passaggi quindi non so quanti ce ne rimangono. 4 sicuro, però Cassano direi che questo è un momento topico della partita, si è fermato tutto. Ecco ripartita, riparte Cassano sotto passivo. Forza Davidino, finale di gara intenso, mancano 6 minuti e spiccioli al termine. Cassano più uno, ma ovviamente ancora tutto da decidere. Filippo Branca dall'ala destra gli lascia il primo Martelli e non si fa ripetere l'invito. Filippo Branca senza paura, poi Fede a togliere il tempo a Petricevic, ma l'azione ancora prolungata e poi partner a rischio sfondamento, ma riesce a trattenersi prima di incostare contro Mazza e poi va a lasciare il pallone prima dello scontro inevitabile 3-2, perché non possono ovviamente due corpi occupare lo stesso spazio nello stesso momento, perché stesso è momento. Importante anche il parametro lo spazio tempo, esatto, lo stesso spazio in momenti diversi è possibile. Allora vediamo che intanto il Cassano 22-21, possibilità del più 2 per tenere lontano il Merano. Merano, ripeto, attacco solo uno contro uno, non fa gioco manovrato. Sì, però riesce ancora a respingere, sì, a ribattere colpo su colpo. Sì, gol del Cassano, gol del Merano. Mica sempre andar bene. Partita perché... ancora equilibrata, ancora non si è rotto l'incantesimo. Cassano sembrava attenzione. Sfruttare l'onda lunga, ma Merano è riuscito per ora a metterci una pezza. Anche se ci sembra un po' in difficoltà, ma sì. Finché la buttano dentro in qualche modo. Oh! Pensavate fosse un colpo singolo, invece no, dice. Beh, ma comunque, ve lo rifaccio. Ragazzi, ve lo dico a posteriori. Ah, ora tenta l'anticipo e lascia troppo spazio a Patrick, sì, ovviamente non si fa pivot, pregare. C'era lì il pivot. Diciamo che quando tenti rubare palla così devi fare un segno al tuo compagno che quantomeno risale un attimo e se proprio deve lasciare qualcuno lasciamo l'ala e non partner da terzino, perché con tutto quello spazio un giocatore come Max Partner difficilmente sbaglia. Beh, sicuramente tutto da rifare, sempre una rete di vantaggio. Fatto un bloccone, c'erano 4 km quadri, lui ha pensato parto o non parto, si è detto parto tanto perché arrivino, infatti è stato così e ovviamente anche poi ha tirato molto bene secondo palo a mezz'altezza. 22 Merano, 23 il Cassano in attacco. Mazza, Cassano, doppio pivot Cassano, Mazza fuori, Lazzari, Panion, va che va, Branca. Piede, sotto passivo piede. Però attenzione, passaggio per Branca fermato involontariamente con un piede da Petricevic, è un brutto scarico però quest'azione... tentata bene che l'ha preso con le con mi la sembrava parte. Un po' una palla buttata lì, sì, per non sapere cosa fare. Mollami siamo attenzione. Sotto passivo nuovamente. Tiro deviato, poi la palla arriva a
a banca che guadagna un 9 metri. Ma il passivo c'è ancora o non c'è più? Non c'è più il passivo? Sì, sì, perché comunque c'è stata una parata. Attenzione perché vediamo un cambio anche tra i pali per Merano, c'è in porta in questo momento Meletti. Sì, diciamo c'è stato un tiro di banca, scusate, un tiro di Mazza sotto passivo, deviato e ha colpito il palo, quindi a quel punto viene annullata la chiamata di passivo sulla respinta più veloce fallo su banca, che poi subisce il palo, quindi 9 metri, ma non siamo più sotto molto passivo. Molto bene, perché 26, possibilità del più 2, 3 minuti e mezzo al termine, Cassano che gioca per il più 2, vediamo. Sarebbe importantissimo questo pallone. Ah, ecco perché non mi dici niente, Luca. Lì stiamo giocando con l'extra player. Appunto, ecco perché me ne sono accorto anche adesso. Che ti dicevo, ho detto, ma porta mi sembra sguarnita. Tanti. Deve fermarsi Mazza. Sembra stanco anche Mazza. Vabbè, ma le fa tutte. Mazza che nel primo tempo ha avuto qualche minuto di cambio. Ora in questo tempo è stato in campo invece tutti e 30 minuti. E mi sembra un po' stanchino anche lui. Mi diceva cosa? Salvati ha passato l'ala, ma ovviamente l'ala aveva permesso a Mozzardini di rientrare. E adesso qualche errorino è la stanchezza da entrambe le formazioni, perché il ritmo è stato veramente alto. Ma anche pochi cambi per i giocatori fondamentali. Cassano qualche turnover l'ha fatto, Merano molto meno, quindi però diciamo hanno corso tutti quanti. Wow! Gran gol di Dunvander, che è entrato apposta dalla panchina, cambio attacco e difesa, gran gol, 23 pari, tutto da rifare quando mancano due minuti e mezzo. Mannaggia, abbiamo fuori Mongiardini, Luca. Cassano che gioca sempre con l'uomo in più. E qui sfiancherà la difesa del Merano, che avrà ancora più la lingua a terra quando va ad attaccare. Ora però bisognerebbe segnare, è importantissimo, bisogna marcare una rete in questa azione. Salvati si ferma, Lazzari ancora Salvati, passivo, wow, neutralizza, attenzione perché questa volta la misura sembra buona. Sì, infatti, l'unica volta che ci fottono è a 2 minuti dalla fine. Sì. Deve chiamare time out Cassano, 2 minuti al termine, anzi 1 minuto e 50 secondi, mannaggia. 49 precisione, Cassano attacca ma questa volta con un gol da recuperare, quindi... Aveva la possibilità del più 2, ragazzi. Finale di partita intenso. Merano sembra aver superato, quantomeno è riuscito a superare indenne una fase molto critica, però è ancora lunga. Ma guarda il destino. Giochi un quarto d'ora, sette giocatori in movimento, ti va sempre bene. Prendono la palla loro sopra la traversa, 2 minuti dalla fine, 7 giocatori in movimento, palla loro, portiere, gol. È proprio, il mondo è bello. Cassano ha esaurito il time out, quindi giocato il terzo, poi siamo nell'ultimo circuito di gioco, quindi anche ne avesse ancora uno non potevo utilizzarlo, mentre ancora un cartellino verde a disposizione per Jürgen Patten eventualmente. Mannaggia Luca, l'abbiamo detto, partita intensa, sarebbe stato in equilibrio fino alla fine, così è stato. Siamo a 2 minuti scarsi al termine, le squadre ancora sono divise da una sola rete con la palla a chi deve inseguire, quindi possibilità del nuovamente pareggio. Mannaggia, quanti gol ha fatto Marzo Super Luca? Per ora siamo a 9. Questa è la mitica Monica, guarda come si scatena. Ripreso gioco, prestiamoci a vivere questi momenti pesantissimi. 170 secondi fino alla sirena. Cosa pesa quella palla, Luca? Cassano che ovviamente ora gioca in maniera un po' più tranquilla con Mongiardini tra i pali. Mazza. Gol di Dorio. Vabbè, credo ci sarebbe stato comunque un fischio se la palla non fosse entrata, quindi... Si è fatto male Mazza, no? Attenzione. Rimane a terra Mazza. Credo siano crampi, anche se non viene... Non mi piace quell'espressione lì. Speravo fossero crampi, ma non gli stanno, il sistema di crampi, quindi non sono crampi. Non gli stanno tirando niente.
prova ad alzarsi. Aia. No, va bene, va bene. Allora, viene aiutato ad andare in panchina, non abbiamo capito la natura del problema. Io ho visto che affiancava l'attacco. Adesso, vediamo dove andrà a intervenire il Doc. Però, allora, segnaliamo gol di Dorio, quindi parità, 1 minuto e 24 secondi al termine. Non so se è ginocchio. Si tocca ginocchio. Ginocchio destro, però non sono sicuro. Va bene, poi ci occuperemo dopo il match delle... Ovviamente parità! Non sarà in campo negli ultimi minuti di gioco, anche se Cassano dovesse recuperare possesso palla, ma per ora il possesso palla è del doppio Merano. Doppio pivot, Merano. Che attacca sul 24 bravo, pare bravo, quando bravo. Manca un minuto al termine. Partner. Va dentro. Ah no. Palla per Cuello. Parata di Moncia e palla recuperata da Salvati. Un minuto al termine, possesso palla Cassano. Palla... non pesante, di più. Allora, normalmente pesa intorno ai 500 grammi, ma questa credo che pesi almeno un chilo e mezzo. 5 kg, io darei 5 kg. Vabbè, dai, vediamo. Vediamo se non danno passivo Lazzari, subito. La Bruna, posizione terzino, posto di Federico Mazza. E vediamo in panchina. Vediamo. Sofferente, ma relativamente tranquillo. Passivo, eccolo qua. Lazzari, Salvati, La Bruna. Ancora Lazzari, cerca l'uno contro uno e si guadagna un tiro dei 7 metri, 20 secondi al termine. Due minuti ci sta, però se lasciavano correre il cronometro era meglio, perché adesso bisogna... Oh, attenzione, Federico Mazza va in campo per tirare il tiro dei 7 metri, quindi l'infortunio non dovrebbe essere gravissimo, quantomeno ne ha a sufficienza per tentare un tiro dei 7 metri, però poi ci saranno... minimo 15 secondi di possesso palla per il Merano, per eventualmente... Sì, non era stata applicata l'injury rules, quindi evidentemente... Sì, non... Tensione. Pesantissimo. Realizza Federico. Ma come corre? 15 secondi al termine. E time out ovviamente chiamato da Junker Patten, che ne aveva ancora uno a disposizione. Mazza abbracciato da Colez. Abbiamo visto comunque il ginocchio dolorante, perché nel tentativo di riguadagnare posizione in panchina non era bellissimo vedere correre, però stoico, eroico. Un gladiatore d'altri tempi. Il nostro Federico realizza il rigore del momentaneo vantaggio. Quando mancano, credo, 13-14 secondi. Quindi siamo su un bel punteggio di 25-24 per il Cassano, più 1, 13-14 secondi alla fine, possesso palla Merano, vedremo dove andrà, come andrà a finire. L'allenatore Merano ci parla sopra. Ora ci sarà l'ultimo disperato attacco del... Faranno 7 giocatori in movimento secondo te? Credo che non abbiano nulla da perdere, quindi infatti. Può essere, sì. Ovviamente perdere di uno, perdere di due, cambia poco. Appunto. Quindi credo che andranno con 7 giocatori, anzi 6 perché hanno 2 minuti. Manca 13 secondi alla fine, 6 giocatori di movimento per il Merano perché hanno... Ma non vedo un 2 minuti, Luca, sul tabello. No, non l'ha segnato, ma sul rigore che poi ha segnato Mazza c'è stato un 2 minuti. Ma non è riportato sul... Non ho fatto tempo a riportarlo, però. Ma quanti sono di movimento adesso? Sono 6. 6 di movimento senza portiere, quindi c'è un 2 minuti in atto. Riprende il gioco, attenzione. 12 secondi al termine, Petricevic... Partner, Dunbandner, finta, palla a pareggio. Wow. Deve tirare. E credo che sia finita in parità. Gol sì. Di Feund dall'ala. Non è stata coperta alla perfezione quell'ala sinistra. Poi sulla ripresa del gioco, tiro da fuori, ma nel frattempo
Martelli, anzi Meletti era riuscito a rientrare in porta, poi credo che la palla sia stata intercettata anche da un difensore, quindi nulla di fatto. Partita che, mannaggia, diciamo forse giustamente palle. Finisce in parità, perché grande partita tra due squadre molto tecniche, si conoscono a memoria perché giocano contro nelle categorie giovanili da una vita, quindi nulla di nuovo da scoprire. Partita intensa, vibrante, e speriamo che per Mazza vada tutto bene. Bravi giocatori, hanno onorato la palla a mano, bravi. Ora per il Cassano finisce l'annata solare, perché il prossimo turno, il tredicesimo d'andata, il Cassano sconterà il turno di riposo, sono due squadre dispari, quindi per il Cassano rivedremo nuovamente in campo a metà gennaio. Ricordiamo, è stata anticipata la Coppa Italia 5 febbraio, ma dalla metà febbraio riprenderà il giorno di ritorno, quindi ora qualche settimana per recuperare gli infortunati. Sicuramente ci sarà possibilità di vedere Sasha Milanovic, che oggi è stato in panchina per onore di firma. Vedremo Mazza, vediamo l'entità del problema di Federico, speriamo nulla di grave, che possa essere gestito in 15 giorni, 3 settimane, quindi va bene così. Sul punteggio di 25 pari ringraziamo tutta la combriccola, la crew, yes, quindi Davide Cencia, telecamera, Monica Battaglia, la grande console musicale, Davide Bianchi alla console tecnica, Silvano Leonardo allo score, al punteggio, e io ringrazio il mitico Cassio Peti. E io ringrazio Luca Basile che vi ha parlato finora. E con il consueto buona pallamano a tutti, ci diamo l'arrivederci all'anno prossimo. Ciao! Ciao!